A scappare, non so quanti morti ci sono stati, no? Perché si sono accalcati lungo le inferriate, i blocchi, e sono stati calpestati dagli altri, cioè calpestati, morti calpestati da altre persone. Pensate che fine, tra l'altro, no? Ecco, quindi, quando voi avete questa. Vivete queste situazioni, non ragionate più, purtroppo, non riuscite più a ragionare e questo vi porta diciamo, a non poter più gestire una situazione fondamentalmente, no? Quindi, questa è un'altra forma di manipolazione. Poi, ovviamente, c'è quello che utilizza oggi il mainstream, no? È la disinformazione. Oggi il mainstream utilizza la deformazione della realtà, per cui ti possono far credere quello che vogliono. Cioè, oggi purtroppo la televisione ti fa credere quello che vuole, ti fa credere quello che vuole. È bravo Putin, è cattivo Putin, è bravo Joe Sleepy lì, come si chiama? Joe Sleepy, oppure cattivo Joe Sleepy, è buono questo, è buono quello. Ti fanno credere attraverso la disinformazione, diciamo. Generano confusione, creano divisioni, no? E spesso le persone poi si dividono, no? Ma queste divisioni lo fanno per buttare, diciamo, per buttare, come possiamo dire, per buttare, panico, no? Per buttare panico. La trovo triste Torino. Ma no, Crezia, cioè Patrizia, è bella Torino. Io quando c'ero, ci ho vissuto diversi anni a Torino, negli anni 90, io ho iniziato a vivere a Torino negli anni 90 fino più o meno al 2010, così, 2011 forse, poi ho continuato a venire nel tempo fino al 2019, però forse il 2013. Comunque, diciamo che nel tempo l'ho vista cambiare Torino, dagli anni 2000, da quando ci sono state le Olimpiadi invernali, hanno creato. Una volta Torino era, andavi in piazza, in via Po, andavi, non c'erano altro che barboni e cose negli anni 90. Poi, ad esempio, sia via Po, sia Piazza Vittorio, insomma, è cambiata molto positivamente, secondo me. Comunque, detto questo che non c'entra, comunque la disinformazione è una tecnica, diciamo, che viene utilizzata, come dicevamo, anche le tecniche di isolamento, no? Perché ovviamente se tu sei isolato, poi ci sono tutti i modelli linguistici che dovete imparare, no? Questo lo spiego anche sul canale Massimo Teramasco. Sul canale Massimo Teramasco spiega i diversi modelli linguistici che sono utilizzati proprio per, diciamo, le tecniche di PNL, di programmazione neurolinguistica che si basano sull'uso, diciamo, di modelli linguistici e comportamentali per influenzare il pensiero, per influenzare il comportamento delle persone, no? Queste tecniche spesso coinvolgono l'osservazione del linguaggio del corpo, le suggestioni subliminali, l'ancoraggio emotivo, la modifica dei modelli di pensiero, ad esempio, tutte le strategie mediate dalla, come possiamo dire, tutte le strategie mediate dalla comunicazione ipnotica di Milton Erickson, no? Ad esempio, una persona potrebbe dirti una frase del tipo, non so se si stai rendendo conto che è possibile innamorarsi di una persona ascoltando il suono della sua voce. E tu dici una frase del genere, non ti rendi conto che però potrebbe passare, penetrare dentro di te il messaggio innamorati di me che sto parlando a te e tu stai ascoltando il suono della mia voce, no? Ovviamente, poi ci sono tutta una serie di strategie, no? Anche più banali, no? Che ha studiato, salutiamo Roxy, che ha studiato ad esempio Cialdini, no? Uno dei concetti chiave, ad esempio, della psicologia della persuasione è la reciprocità, cioè gli esseri umani si sentono obbligati a ricambiare un favore e questo è quello che fa, ad esempio, il narcisista quando utilizza il love bombing. Il love bombing affonda le sue radici, ad esempio, sulla strategia della reciprocità. I manipolatori, diciamo, il narcisista in questo caso, cerca di creare un senso di debito, un senso di dovere,
perché inizia a offrirti delle cose, inizia a darti e tu ti senti.